coscienza di quello che è avvenuto, però bisogna renderlo attuale, altrimenti di rendita non si vive. Io sempre dai racconti di mio padre, che si era impegnato sempre in prima persona anche dopo la fucilazione, era stato presidente dell'associazione delle famiglie dei martiri, ci ha sempre portato a queste commemorazioni, non solo dello zio ma anche di altri martiri della zona, e quindi c'è sempre cresciuto questo impegno di essere presenti, infatti la nostra famiglia è molto presente. Mi sono alzato.
lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, mi diranno che è il fior, e questo è il fiore del partigiano. A tutti, sono molto contento di vedervi come sempre numerosi, tante i ragazzi delle scuole e i comuni rappresentati. Io lascio subito la parola al vice sindaco del comune di Firenze, assessore alla cultura, Cristina Giachi. Grazie Michele. Grazie a tutti, benvenuti, benvenuti ragazzi e ragazze, soprattutto io sono contenta che ci siate voi qua, perché noi facciamo tanto per conservare la memoria, ma voi ci dovete aiutare perché dobbiamo costruirla insieme per chi non ce l'ha e non la potrà avere. Qui ancora abbiamo qualcuno che ricorda i fatti di cui parliamo, direttamente o perché ha avuto un parente o una persona cara coinvolta nelle vicende della guerra e della fine della guerra, ma poi tra un po' queste persone, come è naturale, non ci saranno più. Allora ecco, a tutti noi, a voi, è affidato il compito di ricordare, di custodire come un piccolo tesoro del nostro poter stare insieme civilmente in pace la memoria che ci ha portato fin qui, perché queste persone, anche i 5 ragazzi che ricordiamo stamani, hanno perso la vita in una follia violenta di sopraffazione che non portava a nulla di buono. Ci è voluta la resistenza, ci è voluta la ricerca della pace per poter costruire la società che abbiamo oggi, messa a rischio da tanti fattori, ma che dobbiamo difendere tutti insieme. Io vorrei leggere una lettera che il sindaco ha scritto in risposta a Guido Targetti, che l'aveva invitato oggi, pronipote di Guido, del Guido Targetti che abbiamo su quella lapide, e il sindaco non è potuto venire, sono venuta io, come spesso faccio, perché amo molto questa cerimonia, oltre ad amare di rappresentare la mia città in questi momenti importanti. Però il sindaco ci teneva a partecipare con un suo messaggio che io vi leggerò. Carissimi, sono davvero dispiaciuto di non poter essere con voi in questa occasione, ma vorrei far giungere il mio caloroso saluto a tutti i presenti e in particolare ai parenti delle vittime dell'eccidio di Campo di Marte. Ogni volta che mi trovo a ricordare ragazzi come Antonio Raddi, Adriano Santoni, Guido Targetti, Ottorino Quiti, Leandro Corona, o grandi figure dell'antifascismo come i fratelli Rosselli, ognuno di loro mi rammenta il prezzo pagato da questo paese per conquistare la libertà, la democrazia, la pace, la giustizia. Antonio, Adriano, Guido, Ottorino e Leandro potevano sembrare ragazzi come tanti, ma la loro scelta pagata con la vita li rese diversi, li rese uomini liberi e martiri, cioè a dire testimoni. Nelle nostre vite spesso dimentichiamo il valore della libertà. A differenza dei tempi bui in cui vissero i 5 giovani fucilati dai fascisti, tempi di retate, arresti e torture di oppositori politici, tempi di deportazioni, le libertà democratiche oggi sono diritti irrinunciabili ai cittadini del nostro presente. A volte mi chiedono come si difende la libertà. La si difende prima di tutto con l'impegno per gli altri, all'interno della società civile, ma occorrono anche la conoscenza e lo studio. Uno dei nostri compiti è quello di conservare e condividere storia e memorie del Novecento, aiutando la crescita di una società democratica grazie all'accesso alla conoscenza, alle idee, alle fonti. Ai giovani va spiegato che cosa è stato il fascismo, perché, come è inciso nel campo di concentramento di Dachau, chi dimentica il passato è destinato a riviverlo. A noi tutti spetta il compito di conoscere cos'è stata la Resistenza, senza dimenticarne gli errori, ma riconoscendo la tensione ideale che l'animava
e la contrapponeva al nazifascismo. Dobbiamo farlo non solo per rispetto alle vittime, ma soprattutto perché il fascismo è anche una categoria del discorso pubblico, un'attitudine mentale volta alla sopraffazione, alla negazione dei valori fondanti della civiltà, e come tale può sempre ripresentarsi. Stiamo assistendo oggi a una involuzione sociale, politica e culturale. La crisi economica, i flussi di persone in fuga dalla miseria o dalle guerre, ma anche la scarsa conoscenza del passato e l'indifferenza, tutti questi fattori stanno mettendo in crisi la fiducia nella democrazia. Lo vediamo in Italia, lo vediamo in Europa, dove le formazioni che si ispirano al nazifascismo e gli estremismi sono in crescita. Vediamo sempre più persone dichiararsi pubblicamente fasciste senza che nessuno obietti più nulla. Sostenere che in fondo il fascismo ha fatto anche cose buone. È una lista di luoghi comuni che sono palesi falsità e inesattezze. Non possiamo consentire che la storia del Novecento anneghi nel mare dell'indistinzione. Quell'indistinzione che mette sullo stesso piano bene e male, oppressi e oppressori, perché tutti in fondo hanno un po' le loro ragioni. Non è così. Tra il passato e il futuro esiste un rapporto di reciproca interazione e vicendevole fecondazione. Ecco perché è importante, ragazzi, leggere, studiare, documentarsi, perché solo così potremo affermare con forza che il fascismo è reato, è un regime violento, è radicalmente antidemocratico. La negazione stessa della politica, la quale invece ci insegna Aristotele, è dialogo e confronto. Oggi, dunque, dobbiamo vigilare affinché i fomentatori d'odio non riemergano, palesi o mascherati, dietro parole come tradizioni, nazione, sangue, prima gli italiani. Ad essi rispondiamo dicendo che la patria che vogliamo è quella realtà giusta, in pace, libera, democratica, per la quale centinaia di migliaia di giovani hanno dato la vita. Una patria italiana all'interno di una più grande patria che sono l'Europa e il mondo. Per usare le parole di Carlo Rosselli, il nostro antifascismo implica una fede positiva, la contrapposizione di un mondo nuovo al mondo che ha generato il fascismo. Questa nostra fede, questo nostro mondo, si chiamano libertà, socialismo, repubblica, dignità e autonomia della persona e di tutti i gruppi umani spontaneamente formati, emancipazione del lavoro e del pensiero dalla servitù capitalistica, nuovo umanesimo. Dario Nardella. Ecco, io poi consegnerò questa lettera, ma volevo soltanto aggiungere una cosa, ragazzi, perché a voi mi preme più che altro parlare. Guardate, dietro a tanti prepotenti, sopraffattori, perché poi il fascismo strisciante di cui parlava anche il sindaco è un metodo, è un modo di stare insieme agli altri, che si può riconoscere ed è diffuso. Allora, dietro a tanti di questi prepotenti, di questi smargiassi, sopraffattori, ci sono spesso vigliacchi, persone che non hanno idee, che non sanno confrontarsi. Oggi è più facile ancora perché si nascondono dietro una tastiera, i famosi leoni da tastiera, e poi quando li incontri faccia a faccia gli dici: dimmi allora, cosa pensi, ragioniamo, spiegamela questa rabbia, spiegamela questa tua così facile critica. Ecco, allora si sciolgono come giganti dai piedi d'argilla, come pupazzi di neve al sole. Allora io vi dico, abbiate il coraggio di andare a stanarli sempre, questi prepotenti, sopraffattori, bulli, violenti che vi circondano, e stanateli in un modo semplice, dicendogli: ma cosa c'hai? Perché? Spiega! E vedrete che di fronte alla parola spiega non sapranno che cosa dire, perché la violenza è una parola che finisce con za, finisce lì, non aggiunge niente. Voi andate a scuola per avere molte più parole. Di fronte alla violenza e al male degli altri, noi spesso non possiamo tornare indietro, ma possiamo fare sì che il loro male, la loro violenza non sia l'ultima parola. È una parola di libertà, come dissero questi ragazzi, di rifiuto
di stare nella leva fascista e di libertà la dissero loro e la possiamo dire noi ogni giorno in molte occasioni. Allora ecco, io vi auguro e sono sicura dalle vostre belle facce che voi avete questo senso di libertà e avrete sempre questo coraggio. Buona vita ragazzi e buona commemorazione a tutti. Sì, lascio la parola a Carlotta Tai, assessore alla cultura del comune di Vicchio. Buongiorno a tutti. Intanto un doveroso ringraziamento al quartiere 2 e all'amministrazione comunale di Firenze che ogni anno ci permette di venire qua per questa commemorazione. Ringrazio tutte le ANPI e le associazioni della Resistenza che da sempre sono a fianco delle amministrazioni comunali impegnate costantemente nella divulgazione, nella memoria, nell'educazione anche della nostra società. Ringrazio tutte le scuole presenti, i ragazzi e le ragazze con gli insegnanti al loro fianco e tutti i cittadini e le cittadine che sono presenti oggi. Un abbraccio particolare e un ringraziamento va ovviamente ai parenti e ai familiari dei ragazzi che stiamo ricordando oggi. Che siamo qui a ricordare, ma non solo. Siamo qui anche per fermarci a riflettere sulle parole di vita, di libertà. Per noi poi di Vicchio è sempre un'emozione particolare perché questa tragedia, questo lutto ce lo portiamo dentro da sempre e è rimasta una ferita, che ci piace anche condividere con questa comunità. Perché c'è chi pensa che fare le commemorazioni come questo sia un po' un esercizio di forma da parte delle istituzioni. Io sono molto contraria a questa posizione. Secondo me abbiamo il dovere civile di impiegare del tempo e delle risorse per ritrovarci a ricordare i nostri morti e le nostre tragedie, perché sono nostre, perché per la loro gravità e per le conseguenze che hanno portato trascendono dalla sfera personale, dalle famiglie che le hanno vissute, sono la nostra storia e sono il momento in cui una comunità deve stringersi anche a fianco delle persone, di chi porta il lutto in prima persona, perché credo che una comunità debba ritrovarsi per sostenersi anche vicendevolmente e per riflettere. Oggi si ricorda 5 ragazzi che furono fucilati, giovanissimi, tra 19 e 21 anni, per renitenza alla leva. Non avevano risposto alla chiamata della Repubblica di Salò, vivevano in una frazioncina di Vicchio tutti, più o meno tra Caselle e Gattaia. Non avevano risposto alla chiamata alle armi della Repubblica di Salò. Era un momento di smarrimento per il nostro paese, probabilmente chissà non erano neanche consapevoli, nessuno era consapevole di questa Repubblica di Salò che era lontana ma che da noi era ancora regime, no? Quindi non c'era. Questi ragazzi non risposero alla leva e furono prima arrestati e poi condannati a morte come vittime di una strategia del terrore e della repressione che il regime fascista attuò da una parte per combattere la renitenza alla leva che era diffusissima dopo l'8 settembre e dall'altra parte per far presente a tutti che il regime fascista e Mussolini c'erano ancora ed erano ancora forti. E in realtà però poi questo episodio di violenza pura, una follia dentro la follia, proprio perché fatta anche verso 5 ragazzini innocenti, non avevano mai imbracciato un fucile, non erano scappati sui monti, non avevano partecipato neanche a un'operazione di sabotaggio, fu talmente sconcertante che in realtà poi anche nei fiorentini che la vissero in maniera particolare, infatti ancora oggi siamo qua a ricordare questi ragazzi,
In realtà questo portò un moto di ribellione, un nuovo spirito di resistenza, che un nuovo impulso. Infatti da lì a pochi mesi poi Firenze sarebbe stata liberata soprattutto dall'azione dei partigiani e dei fiorentini. E quindi essere qui oggi ci fa capire che di fronte a un regime che non rispetta la vita delle persone e della libertà, non può esserci, e lo diceva la vice sindaca di Firenze, Cristina Già, che la ringrazio, non può esserci che una condanna totale, non ci possono essere i sei ma. La vita e la libertà non sono barattabili con niente, un regime che non le rispetta è un regime che va condannato. E questo per noi deve essere un insegnamento attraverso il quale bisogna guardare anche il mondo di oggi. Non siamo qui a fare solo, non lasciamo che il ricordo di questi ragazzi sia solo un ricordo. Questi ragazzi che sono morti ci devono insegnare come vittime innocenti, che anche oggi siamo circondati da vittime innocenti, magari non ce ne rendiamo conto, e che quindi con gli occhi e con lo spirito che sento, con cui tutti siamo qui oggi a ricordare questi ragazzi, con questi occhi noi bisogna guardare alle vittime di oggi, che spesso ci passano accanto e non ce ne accorgiamo. Grazie. Grazie. Ora lascio la parola al Presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Grazie Michele Perguidi, come Presidente di quartiere ha avuto la capacità questa cerimonia di riproporla ogni anno facendoci sentire la sua attualità. E grazie a tutto il quartiere. E grazie a Cristina, a Carlotta che hanno espresso queste parole. Allora ragazzi, io vorrei trasmettervi il mio sentimento quando negli anni vivo questa, che è una cerimonia che io sento sempre con rinnovata attualità. Innanzitutto una premessa, c'è qui Tea Albini, era assessore allo sport quando fu ristrutturato lo stadio, e Tea volle dare questa veste di sacrario, e è stata una cosa molto bella perché ci ha consentito tutti gli anni di vivere con grande dignità questo momento. Mio padre era nato nel 1924 e morto 4-5 anni fa. Quando nei suoi fogli, nelle sue carte che teniamo conservati, io, mio fratello, i suoi nipoti, i miei figli, vi è una cosa che assomiglia a un telegramma, è la cartolina precetto, perché lui, che era nato nel 1924, in quel 44 aveva, naturalmente fatto i calcoli, 20 anni. E i ragazzi di 20 anni, 21, 19 ricevettero questa cartolina. Ma era una cartolina che arrivava dallo Stato? No. L'8 settembre del 1943 l'Italia aveva messo in galera Mussolini, aveva firmato un armistizio, e quindi l'Italia, il nostro tricolore, era su una posizione che era quella di contrarietà, di presa di totale distanza dai nazisti. Nazisti tedeschi, a seguito di quello, invasero il territorio italiano, non l'accettavano, erano in quel momento i brutali protagonisti di quello che avveniva nei campi di sterminio, 6,5 milioni di persone messi nei forni crematori. E i nazisti trovarono nell'invadere l'Italia la collaborazione di chi fascista, per la sua mentalità dittatoriale, autoritaria, di non accettare altre impostazioni, di non rimettersi a quello che era la valutazione della gente, alla democrazia, ancora ritenevano di rimporre ciò che dopo l'8 settembre il nostro paese aveva ripudiato, ovvero l'alleanza con i nazisti. E questi che, riprendendo attraverso i nazisti Mussolini e dandogli la titolarità di quella che fu chiamata la Repubblica di Salò, cercarono di ritrovare chi potesse imbracciare le armi a difesa di questa posizione che ormai era totalmente stata esclusa dalla storia con l'8 settembre. E dall'8 settembre del 1943 ecco queste camicie nere della Repubblica di Salò che, come disperati, vagavano nelle strade a cercare di rilegittimarsi. Ma vi immaginate ragazzi come voi, della vostra età,
che stavano lavorando nei campi, a Caselle, a Gattaia, nel paese di Vicchio, che vivevano la loro dimensione di essere il pilastro della loro famiglia. Era un'Italia che viveva di agricoltura, erano semplicemente dei contadini. Sareste voi nei loro campi, baluardo e orgoglio della loro mamma, del loro padre, in una Italia che non aspettava altro che la pace. Gli arriva una cartolina, mi disse mio padre, quando arrivò quella cartolina la nonna la prese, la mise in mezzo a un libro e me l'ha fatta rivedere dopo la fine della guerra. Gli disse è una cosa non importante, gli spiegò che cos'era, l'importante è che quando vedi qualcuno in camicia nera stanne lontano. Ecco, questi ragazzi volevano starne lontano, ma arrivarono invece da Firenze, esacerbati, brutali, non volevano accettare quello che ormai la storia aveva affermato. Li caricarono su questo camion, li portarono qui e li portarono... processo? Ma che processo? Leggete questo librettino, è un librettino drammatico ma espressivo. L'ha scritto quel cappellano che quei sei ragazzi, che poi diventarono cinque, quella notte cercò di consolarli, di assisterli, cercò di dargli una motivazione che non c'era a quella brutalità che sapevano stavano vivendo. Quella notte, immaginatevi di essere voi questi ragazzi che dal lavoro erano stati prelevati su un camion. Non c'era motivazione se non la brutalità dell'autoritarismo fascista che si appigliava in quel momento questi aguzzini che erano i nazisti e a qualche centinaia di chilometri stavano uccidendo nei forni crematori 6 milioni di persone per non ammettere quello che era la giustizia della storia. E questi ragazzi tutta la notte cercarono, in un contrappeso di sentimenti, di speranza, ma poi di delusione, perché vedevano che erano lì imprigionati e ci sarebbe stato un plotone d'esecuzione la mattina. Vedete, io ho le testimonianze di quella che era la popolazione più anziana, alcuno non c'è più, che quando facevamo qualche anno fa questa commemorazione, poi magari mi mandavano la lettera o mi venivano a trovare in Palazzo Vecchio e mi descrivevano la loro sensazione. Tutto il quartiere di Campo di Marte quella notte si ammutò lì. E si ammutò lì quando la mattina alle 5, alle 6 sentì i colpi. Vedete, a sparare nel plotone di esecuzione verso questi ragazzi di 18, 19 anni, questi ragazzi venuti da Vicchio, erano coetanei che invece, magari per le famiglie borghesi, nobili da cui erano venuti, e quando era arrivato il cartolina precetto della Repubblica di Salò, c'erano andati a mettersi la camicia nera. E questi ragazzi coetanei che si erano messi la camicia nera erano stati messi nel plotone d'esecuzione. Dei cinque ragazzi di Vicchio, dopo che fu dato l'ordine di sparare, non ne morì nemmeno uno, perché i loro coetanei di 19-20 anni che avevano la camicia nera non ebbero il coraggio di sparargli. E tutti e cinque rimasero lì vivi, magari qualcuno ferito. Ci volle un brutale aguzzino di cui si narrano le cronache a Villa Triste torturava, si chiamava Maggiore Carità, che andò lì con la rivoltella e uno per uno a questi cinque ragazzi legati gli sparò alla tempia per ammazzarli. Poi per fortuna il Maggiore Carità nel proseguire con i nazisti verso il centro Italia, verso il nord Italia fu ammazzato. A lui si legano vicende drammatiche come quella di Fanciullacci, che torturò e non volle parlare, non volle dire chi collaborava con lui e fu buttato dalla finestra del quinto piano a Villa Triste. Si associa addirittura alla figura di Bartali, il ciclista e il campione, come sarebbe oggi il nostro Davide Astori, con condotta di vita ineccepibile, che in quei giorni invece che fare il Giro d'Italia e il Giro di Francia usava la sua bicicletta per andare ad Assisi e prendeva i salvacondotti per famiglie ebree. Maggiore Carità ebbe qualche percezione, qualche notizia, lo tenne un giorno lì, voleva torturarlo, furono gli stessi suoi cugini a dire: ma cosa fa, è Bartali, è il... e Gino prima di morire queste cose ce le raccontava. Insomma, il non rassegnarsi alla storia, loro che avevano governato con la brutalità della concezione autoritaria, per cui avevano ragione solo loro, li portò come ultimi colpi di coda a gesti e eventi di questo genere. Il compito nostro,
e non far cadere tutto questo nella retorica, il rendersi conto che sono state cose vive, che sono arrivati lì perché quelle concezioni autoritarie, quelle filosofie fondate sul Nietzsche, il superuomo, avevano tentato di applicarle, e tentare di applicare portava a uccidere in modo così bieco, brutale, drammatico questi cinque poveri ragazzi che furono impediti nel loro futuro, furono impediti nel loro sogno. Sapeste, mio padre, che è morto a 88 anni, quando gli dicevo che ero venuto per il 22 marzo, ancora da anziano piangeva, perché ragazzi come loro non erano arrivati al 2011, ma se ne erano andati a 20 anni nel 44. Il tutto perché si era lasciato applicare le ideologie di questi, il fascismo, il nazismo. Ecco, io spero che voi questo librettino, che riporta le testimonianze di questo ragazzo, di questi ragazzi, di Angelo Beckerle, del sacerdote che gli stette accanto questa notte, abbiate, quella notte abbiate una mezz'oretta di tempo per leggerle, perché è il modo perché voi vi creiate quella immunità per non cadere mai nel vostro futuro, nel vostro domani, che io vi auguro ricco di tante soddisfazioni, per non cadere mai nelle ideologie autoritarie che si vogliono imporre agli altri e che possono portare nel momento in cui questo non avviene, perché ognuno di noi deve essere geloso della propria libertà e deve affermarla attraverso la democrazia, che vi possono portare un giorno a cadere in una dimensione che porta per imporle a uccidere persone indifese. Io questo accadde nel marzo. Nell'agosto, l'11 d'agosto, fu liberata Firenze, bastavano 4 mesi, bastava si fossero nascosti un po' nei boschi e questi ragazzi sarebbero magari ancora vivi o avrebbero campato per tanti e tanti anni. E pensate, quando io sono andato con voi, con ragazzi come voi, l'anno scorso nel treno della memoria ad Auschwitz, vedere che ad Auschwitz, dopo il settembre del 44, in cui era chiaro, l'Italia a quel punto si stava liberando, noi eravamo già liberi, ecco, dal settembre del 44 al 27 gennaio del 45, ancora ad Auschwitz, come con la testardaggine di uccidere qui, in maggiore carità volle uccidere quei cinque ragazzi, ecco, dal settembre del 44 al 27 agosto del 45 i nazisti uccisero ancora 1,5 milioni di persone, dando mezz'ora di tempo perché potessero nelle camere a gas morire, e non morivano, erano moribondi, per poi metterli nei forni crematori. Questo non deve accadere più, e non deve accadere più perché il DNA della libertà e della democrazia entri soprattutto in voi. E l'ultima battuta, vedete la fascia che ho, sono i colori bianchi e rossi che da 1,000 anni sono i colori della Toscana, e c'è un cavallo rampante, il Pegaso. Il Pegaso è qui, la regione si costituì nel 1970, perché su quell'avaro, il labaro della resistenza, di coloro che in quei giorni dettero la propria vita per resistere al nazifascismo, c'è il cavallo rampante, che fu il simbolo che Carlo Ludovico Ragghianti, il presidente del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, volle portare in Palazzo Medici Riccardi quando finalmente Firenze fu liberata e il CTLN esprimeva finalmente il governo della libertà. Ecco, era uno storico dell'arte, fra le sue idee volle questo cavallo rampante perché era il cavallo, il simbolo del dinamismo e le ali, finalmente la libertà. Ecco, le nostre istituzioni sono fondate su quei sentimenti, sono fondate su quei valori, e quei valori devono diventare i vostri. Oggi, piangendo quei cinque ragazzi, essendo partecipi del loro dramma, voi dovete diventare i protagonisti di un futuro fondato su ogni idea che ritenete giusto, ma sempre con lo spirito della tolleranza, del rispetto anche delle idee altrui, dello spirito di libertà e il senso della democrazia per affrontare nel modo migliore il futuro. Grazie. Grazie Eugenio Giani. Adesso ci saranno due canzoni del coro del Novecento e poi parleranno in rappresentanza dell'ANPI Renato Romei, in rappresentanza della Federazione Regionale Antifascisti della Resistenza Roberto Ragazzini, e poi ci sarò io per
i saluti finali e Don Stinghi chiaramente per la benedizione e ricordare a tutti che qui siamo in un sacrario, insomma. Il coro del Novecento oggi canta due canzoni in onore di questi cinque ragazzi uccisi, barbaramente uccisi dai fascisti, ma vuole ricordare anche Valdemaro, fondatore del coro del Novecento, al quale il comune di Fiesole sabato mattina intitolerà una biblioteca. Quindi lascio la parola al coro del Novecento. Sì, grazie. Sono molto contento e ci sono tanti ragazzi oggi. Scusami. No, mi sono dimenticato di una persona importante. Parlerà anche Guido Targetti, nipote di Guido Targetti. Scusatemi. Sandro Targetti. Bene. Dicevo, ci sono tanti ragazzi, io sono contento proprio per questo, perché come vedete noi siamo un po' attempati e purtroppo non c'è ricambio secondo me oggi. Queste le canzoni che cantiamo noi, che sono canti partigiani, canti di lotta, canti contro la guerra, non sappiamo a volte a chi lasciare il testimone. E invece mi fa piacere, e allora vi ricordate, siamo anche in uno stadio, sì, che è anche ad hoc questa canzone, vi ricordate due o tre mesi fa ci furono dei tifosi di una squadra di calcio che stamparono degli adesivi con l'immagine di Anna Frank, con la maglietta, discriminando e insozzando la memoria di questa ragazza che aveva la vostra età, aveva 15 anni quando fu portata in un campo di sterminio. E allora mi sono detto, bisogna scrivere una canzone, nessuno ha mai scritto una canzone su Anna Frank. Mi sono andata a rileggere il libro, il diario di Anna Frank, e ho trovato delle belle cose. Ora ve la faccio sentire, però prima la Tamara vi legge questa frase a cui mi sono ispirato per scrivere questa canzone. Dal diario di Anna Frank. È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali, perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo stretti, perché malgrado tutto credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale. Sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi. Posso percepire le sofferenze di milioni di persone, ma se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità. Queste parole furono scritte il 15 luglio del 1944. Il 4 agosto dello stesso anno, appena 20 giorni dopo, la Gestapo fece irruzione all'interno dell'alloggio segreto. Anna fu portata prima ad Auschwitz e poi a Bergen-Belsen, dove morì appena 3 settimane prima della liberazione del campo. Dopo la pubblicazione del suo diario ad opera del padre, unico dei clandestini sopravvissuti alla deportazione, Anna Frank divenne il simbolo di tutti i bambini vittime dell'Olocausto. Sognavi di volare come una farfalla, come una piccola, piccola farfalla. Sognavi di volare su prati di lavanda, come una piccola, piccola farfalla. Sognavi di volare su prati di lavanda, come una piccola farfalla gialla. Correva il vagone piombato.
là c'era solo fumo e filo spinato, non puoi più volare con ali di farfalla, cucita sul cuore hai una stella gialla, non puoi più volare con ali di farfalla, cucita sul cuore hai una stella gialla. Anna, 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 Anna. Hanno spento miliardi di stelle, hanno bruciato mille farfalle, con loro hanno spento una stella gialla, quella più bella, la stella di Anna. Con loro hanno spento una stella gialla, quella più bella, la stella di Anna. Se guardi il cielo nel mese di settembre, si vedono mille miliardi di stelle, brilla nel cielo una stella gialla, la più bella, la stella di Anna. Danza con loro una piccola farfalla, una bellissima farfalla gialla. Piacerebbe si cantasse nelle scuole questa canzone. La prossima canzone invece forse non la conoscete. Noi di solito vediamo qua, facciamo sempre canti partigiani, poi alle fine ne facciamo due, no? Però adesso vogliamo ricordare con questa canzone tutti i deportati. Non è molto conosciuta in Italia questa canzone, perché è una canzone tedesca. È stata scritta, però è conosciuta in tutta Europa. La cantano in 7-8 lingue diverse, perché c'è una storia, ve la racconto in breve, no? Perché è interessante. Si chiamava I soldati del pantano. Cosa successe? Nel 1936 già c'era Hitler al potere e incominciava a mandare i deportati, chiamati così, a lavorare nei campi di concentramento, nei campi di lavoro. Ancora non erano campi di sterminio, però sarebbero diventati da lì a qualche anno. Questi deportati lavoravano come schiavi, come negri tutto il giorno, e poi la sera si ritrovavano e un gruppo di loro aveva fatto un cabaret in cui cantavano, recitavano, cercavano di consolarsi da questa prigionia. Le SS chiesero a loro di fare uno spettacolo per loro e per le SS stesse. Loro in questa occasione scrissero questa canzone. Piacque così tanto alle SS che, una cosa buffa, la cantarono anche loro. Il ritornello incominciarono a cantarlo anche loro, non avevano capito che era una canzone contro di loro. Infatti dopo 3 giorni venne censurata. Poi la storia di questa canzone continua, uno di questi deportati scappa, se la porta in Inghilterra, va da un famoso musicista inglese, se la fa riscrivere per bene, e questo musicista va a fare la guerra in Spagna, va a combattere per la guerra in Spagna. In Spagna la incidono in tutte le lingue, e le brigate internazionali la cantano in tutte le lingue. Noi la facciamo sentire in italiano, non in tedesco, ve la raccomando, è troppo dura. Thank you.
Per Lampi, Renato Romei. Sì, dice sì. Sì. No, scusate, io avevo da portarvi un saluto e me ne sono dimenticata, di Silvano Sarti, che è malato e viene lui, e proprio gli avevo promesso che l'avrei detto, perché lui è un affezionato e mi ha telefonato anche stamattina. Quindi ecco, bene. Sì, l'avrei fatto io, perché lui ci teneva tanto a questo incontro. Purtroppo però anche questo è uno degli effetti della legge, rigida legge della biologia, purtroppo sono 90 anni e cominciano a pesare. Allora noi, diciamo un po' più giovani, cerchiamo di prendere in mano il testimone e Lampi cerca di essere presente in queste occasioni. E naturalmente dobbiamo essere, è un obbligo, è un dovere ricordare i 5 ragazzi di Vicchio, perché il loro sacrificio debba essere presente a tutti. Voglio solo ricordare una cosa. I ragazzi renitenti alla leva, non solo loro ma tanti altri, erano renitenti alla leva, cioè rifiutarono di fare servizio militare, di aderire alle leggi dello Stato fascista, perché oramai non ne potevano più. Ormai avevano già visto che cos'era il regime fascista in questo paese, aveva fatto le leggi razziali, uno dei primi atti del regime fascista fu quello in Europa, fu il regime fascista italiano che fece le leggi razziali, poi seguirono anche i tedeschi e l'SS. Il regime fascista aveva organizzato aggressioni, fatto aggressioni alla Grecia, all'Albania, in Russia aveva mandato migliaia di soldati dove morirono. Quindi era già chiaro a tutti che era un regime che aveva provocato grandi disastri, e quindi la renitenza alla leva, il rifiuto di prestare servizio nello Stato fascista era dato anche perché oramai c'era il rifiuto di collaborare e di aderire. Questo fu il grande impegno e ruolo che questi giovani ebbero, e non solo loro, in tanti altri luoghi del nostro territorio ci fu questo rifiuto che poi portò alla costituzione delle brigate partigiane e l'inizio della resistenza. Resistenza che fu importante per il nostro territorio, perché è vero che arrivarono gli alleati, ma i primi a entrare in Palazzo Vecchio furono i partigiani. Questo consentì non solo la liberazione di Firenze, ma consentì anche di cominciare una nuova epoca per il nostro, perché da lì, dopo la resistenza, fu fatta la Costituzione Repubblicana, e attraverso la Costituzione Repubblicana fu concesso a noi finalmente la possibilità di vivere in un paese libero e democratico. Quindi il sacrificio, noi dobbiamo sempre essere vicino al ricordo di queste persone, lo facciamo di queste persone morte, lo facciamo nelle scuole, perché vogliamo che questo ricordo sia presente e sia patrimonio delle nuove generazioni. Io faccio solo un appello, l'appello soprattutto ai giovani, è quello di non essere indifferenti, perché è nell'indifferenza che poi si generano i regimi più reazionari. Già questo lo pose un grande antifascista, una delle prime vittime, una delle grandi vittime del fascismo, Antonio Gramsci, quando nelle sue elaborazioni riconobbe che il fascismo ebbe origine perché ci fu una indifferenza, una sottovalutazione, e da lì poi prese il potere il regime fascista. Quindi l'appello che noi facciamo è quello di conoscere, avere la conoscenza piena delle situazioni esatte. L'ultima cosa che voglio dire è che
non dobbiamo essere indifferenti a una situazione di crisi che il nostro paese sta attraversando. I fenomeni del razzismo e della xenofobia che sono ormai presenti nella nostra società vanno contrastati e combattuti. Dobbiamo essere molto attenti. L'altro appello che ci viene anche in ricordo anche delle vittime che noi stamani siamo qui a commemorare è che bisogna contrastare con maggiore convinzione la guerra. Guardate, il problema della guerra ormai sembra che a noi non ci riguardi, però ormai sta dilagando. C'è una situazione, io penso alla Siria, penso in questi giorni alla città di Afrin in Kurdistan, dove hanno combattuto il regime reazionario dell'ISIS e poi viene massacrata dal regime fascista di Erdogan della Turchia. Quindi dobbiamo anche, e qui in una completa indifferenza del mondo, si ritorna al problema dell'indifferenza, bisogna occuparsi di più, occuparsi della pace, perché questo deve essere uno obiettivo soprattutto delle persone più giovani, delle nuove generazioni, e quindi bisogna ritornare a un impegno forte in questa direzione. Io mi auguro che nelle scuole, tra i giovani ci sia questa consapevolezza che bisogna andare in questa direzione. Allora, per la Federazione Regionale Associazione Antifascista e Resistenza, Roberto Ragazzini. Che dire dopo tutto quello che è già stato detto? Io ho una certa difficoltà perché questi pensieri mi commuovono innanzitutto. Quindi mi voglio rivolgere un attimo dal nonno a questi nipoti che trovo davanti. Voglio presentargli una scena, anzi due scene, una a Vicchia e una a Firenze, una fantasia, un'ipotesi, ma abbastanza reale. Qui ci sono dei ragazzi che sono stati condannati a morte ed ammazzati, che erano nati tra il 1921 e il 1924, siamo nel 43, nel 44, scusate, quindi ragazzi da 21 a 23 anni. E voi immaginate i loro genitori, sono ragazzi che stanno in campagna, no? Quindi probabilmente non si erano occupati di politica, ma del loro campo, delle loro bestie. Braccia forti che servivano per i campi. Pensate un attimo ai loro genitori, quando saranno nati i loro genitori? Per la fine dell'Ottocento, i primissimi del Novecento. Voi sapete che nel 1915-1918 c'è stata un'altra guerra, tremenda, dove sono morte centinaia di migliaia di persone, soldati mandati allo sbaraglio da dei felloni, i loro comandanti, che li mandavano così, a morire a frotte. Ecco, questo probabilmente i loro genitori erano dei sopravvissuti alla guerra, come era mio padre. Io sono l'ultimo di quattro fratelli. Mio padre ha fatto la guerra del 15-18, è tornato a casa fortunatamente perché è stato ferito in maniera lieve, ci ha rimesso la mano destra, ma è rientrato. E questi erano gli effetti della guerra. E gli effetti della guerra hanno poi prodotto il fascismo. Se avete studiato la storia del Novecento, questo lo saprete. Ecco, e questi ragazzi, quindi questi genitori, voglio dire, si sono visti una guerra e un'altra guerra. E invece voi pensate che ora, dal 45, noi fortunatamente la guerra non ce l'abbiamo. Bene, in pochi anni queste famiglie due guerre, noi niente. Grazie alla democrazia e grazie al sacrificio di tutti. Questi ragazzi furono condannati a morte, ma pensate alla bestialità e all'inadeguata la condanna rispetto al delitto. Anche se volessimo dare un minimo di legalità al regime di Salò, ma vi immaginate per una mancanza di presentarsi alla leva condannare a morte, ma dagli il carcere, mandalo in prima linea a combattere, no, si devono uccidere per dare l'esempio.
Quindi nessun rispetto per la vita, bestialità. È tremendo, e questa è la guerra. Quindi sono giusti tutti gli appelli che vi hanno fatto. Ecco, quello a cui voglio aggiungere, ma già stato detto, studiate, imparate, andate a approfondire, ragionate con la vostra testa e ricordate che ciò che è stato si può verificare nuovamente se non abbiamo gli anticorpi giusti. Basta, vi ringrazio di avermi ascoltato e buona giornata. Grazie. Sandro Targetti, nipote di Guido. Allora avevo ragione io. Figlio di Sandro. Sì. Salve a tutti, io sono Guido Targetti, figlio di Sandro Targetti, che è seduto lì tra il pubblico. Infatti avevano detto bene, vabbè, c'è stata confusione. Perché? Perché? Perché io sono omonimo di Guido Targetti, il nome adesso è dietro la corona, che è uno dei cinque martiri che oggi stiamo commemorando. Allora, mio padre, Sandro Targetti, è figlio di Mario Targetti, che era fratello di Guido Targetti. Non è a caso che io porto questo nome, nel senso che mio padre da piccolo si è chiesto come mai questo mio zio è stato ucciso, si è fatto delle domande, si è chiesto ma... E allora, poi nel tempo ha maturato una coscienza politica e adesso è un accanito attivista politico di sinistra, antifascista, anticapitalista. Io quando gli chiedo ma perché, cosa ti ha spinto da giovane, c'è questo fatto di questo mio zio morto, ucciso. E allora anche la scelta di darmi il nome Guido Targetti in memoria di questo ragazzo ucciso a 21 anni e mezzo è una scelta che io, insomma, se avessi potuto decidere non è che avrei condiviso più di tanto, perché nel senso, avere il nome di una persona uccisa ti ricorda sempre questo fatto terribile, ti dà questa responsabilità del ricordo, della memoria, che grava anche a livello inconscio. Io mi ricordo, ho fatto anche degli incubi in cui venivo fucilato, ho detto Madonna, ma questi incubi da dove mi escono? E io credo un po' in queste cose, che poi nell'inconscio gli archetipi si sedimentano. Magari anche se non avessi avuto questo nome l'avrei fatto lo stesso questo sogno, no? Questo incubo. E per me, che appartengo a una famiglia che ha avuto la sfortuna di avere un componente ucciso a 21 anni e mezzo, l'antifascismo è stato come il pane, cioè si dà per scontato, no? E per me è sempre stata una cosa, come si può dire, imprescindibile. Quindi aiuta il prossimo, non essere arrogante, tutte cose che partecipando anche molte volte a questa commemorazione uno a volte dà per scontato, perché ciò che ti appartiene, ciò che hai più vicino, poi dopo un po' lo puoi anche allontanare, vuoi costruirti una tua identità. Però adesso io non vivo più a Firenze da molti anni, vivo a Roma, ho fatto la mia vita così, ho 32 anni, però ringrazio profondamente questo insegnamento che deriva da questa tragedia, nel senso che le cose non succedono per caso. E non, io ringrazio e non ho niente da aggiungere riguardo a ciò che ha detto il sindaco Nardella, il vice sindaco Giachi, Gianni, che è qua presente, riguardo all'antifascismo, l'importanza dell'antifascismo, dell'anticapitalismo soprattutto, perché è molto attuale. Però dico, come ha detto l'ultima persona che è intervenuta, tutti sanno che, come tutti i dati storici, il fascismo è figlio della Prima Guerra Mondiale, che a sua volta è figlia, il pensiero di Nietzsche, cioè tutto un... Il pensiero nella storia segue processi dialettici che poi portano a un'evoluzione che è inutile poi a posteriori dire avremmo dovuto, adesso non dobbiamo, è andata così, si vede che doveva andare così. Però questo ci è di lezione, come ha detto l'ultima persona che è intervenuta, e noi dal 45 non abbiamo più guerre. È vero, questo è vero, è verissimo, però è vera anche un'altra cosa. Io non sono iscritto a nessun partito, quindi non ho interesse a dire. Pasolini parlava
del capitalismo come il nuovo fascismo. Quindi la propaganda su cui si è basato il fascismo e il nazismo, Goebbels, la propaganda che fa sì che questa visione rosea di un'Italia che va in una certa direzione, di questa esaltazione, voglio dire, quando dicono studiate, preparatevi, spengete la televisione, fate una chiacchiera con un amico, WhatsApp, Instagram, ce l'hanno tutti, allora me lo faccio pure io. È così che poi succedono le cose. Tutti quanti sono fascista pure io, che me frega. Cioè, la coscienza singola, il pensiero singolo, è fondamentale, ma è fondamentale per un semplice fatto, che ognuno di noi è qua a questo mondo per realizzarsi in qualche maniera, no? Nella vita ognuno deve fare qualcosa, è qui per qualcosa, ognuno c'ha la sua. Seguire quello che fanno gli altri è peccato, veramente. È peccato. Ma cosa dicono gli altri se io poi faccio questo? Ma chi se ne frega? Io la penso diversamente. Io sento dentro diversamente qualcosa, sono spinto a fare qualcosa che la mia famiglia non approva, il mio amico non approva. Ma allora forse mia famiglia mi ha dato fino a un certo punto, ho avuto questa famiglia perché devo vivere all'opposto, oppure ho un gruppo di amici che mi serve perché sono fatto in un certo modo e io devo andare in un'altra direzione. Allora fate così. Facciamo così, facciamo le nostre scelte, ed è giusto anche arrabbiarsi anche di fronte a questa cosa, è giusto avere rabbia, risentimento, rancore, ma fino a un certo punto, perché il rancore e la rabbia sono dei fattori che servono molto per superare una situazione di stasi, ma quando sono croniche portano a non accollarsi le difficoltà che si hanno nel presente. È per questo che la Lega prende il 17%. È per questo che si dà la colpa all'immigrato oggi. È per questo che si dà la colpa ai genitori. Ah, io non faccio questo perché a mia mamma e mio babbo vogliono che faccio l'avvocato. Sei scemo tu. Allora, questo è un punto fondamentale, secondo me. Non fare le cose con rabbia, con risentimento. Tutti vogliono che faccio questo, ma io non volevo, allora, oppure la mia frustrazione, oppure non capiamo delle logiche capitalistiche di cui siamo vittima, di quello che ci dice la televisione. Devi essere così, non sei felice perché non hai una macchina, non hai una moglie bionda con 60, 90, 90, 60, 90, non hai certe cose, non rispondi a questi canoni. E quindi viviamo in una costante frustrazione. E quindi questa frustrazione dobbiamo trovare qualcuno a cui dare la colpa, che è l'ebreo, che è l'immigrato, che è in questo caso l'antifascista, in quel caso che fu. Però adesso noi siamo bravi a commemorare e a parlare riguardo al fascismo che fu. Per dire che sono sempre attuali questi temi, bisogna capire se siamo noi fascisti in qualche maniera. Non fascisti nel senso di fascio littorio di Mussolini, è chiaro, ma fascisti verso gli altri, se non siamo curiosi verso gli altri, se non siamo curiosi di sentire cosa c'ha da dire la gente, come la pensa qualcuno di diverso, un senegalese, uno che viene dal Bangladesh, un cinese, se non siamo curiosi verso noi stessi, se siamo fascisti con noi stessi, perché ci imponiamo, no, tu devi far così, tu devi, e non ci ascoltiamo. E allora io penso che questo sia molto importante, non fare le cose con rabbia cronica, perché quello poi porta veramente a 350.000 voti a Casa Pound, 17% alla Lega, e poi pensiamo che Instagram, Facebook, sia quella, sia... Il capitalismo vince, sta vincendo, perché ci insegna dei falsi desideri, delle false aspettative, e ci rende frustrati, e non siamo liberi. Allora andiamo a teatro invece di guardare la televisione, invece di stare sempre su Instagram, telefoniamo un amico, andiamo a trovarlo. E io dico, questo forse sarà scontato, ma lo vivo nella mia vita di tutti i giorni e poi si ripercuote anche nel lavoro. La realizzazione del singolo, per realizzare se stessi, bisogna mirare anche alla realizzazione dell'umanità intera. Questo lo dicono, lo dice la religione cristiana e lo dicono tutte le più alte correnti sapienziali del mondo. Se si agisce con rancore, con egoismo,
non si può raggiungere veramente la realizzazione. Bisogna stare molto attenti a questo aspetto. E detto questo, io vorrei ricordare anche altri nostri concittadini che sono stati uccisi recentemente. Si chiamano Diop Mor, Samb Modu e Idi Dien. Sono tre senegalesi che sono vittima del razzismo e del fascismo. Sono stati uccisi così, en passant, per sfogare, per giocare a Medal of Honor, per giocare ai giochini del computer, no? Adesso vado fuori e ammazzo chi? Grand Theft Auto. Vado in giro e ammazzo qualcuno, così sono così mi affermo, così sono qualcuno. Che dire? Sono cose che si commentano da sole, così come si commenta da sola questa esecuzione triste fatta da una repubblica farlocca e da persone che di dignità e di fair play, dato che siamo sotto lo stadio di Campo di Marte e dato che i conflitti nell'umanità esistono, ma non ne hanno visto neanche l'ombra. Grazie mille. Abbiamo Don Giacomo Stinghi, abbiamo il piacere e l'onore di averlo, vi lascio la parola a lui. Parroco di Madonna della Tosse, ma anche Giacomo Stinghi. No, fondatore e soprattutto da 37 anni responsabile del centro di solidarietà da cui sono passati più di 3.000, una volta si chiamavano drogati, oggi li chiamano tossicodipendenti, si è pulito la bocca ma si guardano sempre con molto disprezzo, credo. O compassione. Compassione è una parola molto ricca, se ci pensate bene. Vuol dire soffrire, sentire con. E questo mi va. Io ho questa stola, come si chiama, che metterò ora, che a cui sono molto grato, perché vedete è bella. E poi è fatta di tanti colori. Leggo una preghiera che io dico, e qui mi dispiace perché... E la premessa che faccio quando ho un funerale in chiesa, dico: guardate, mettetevi seduti, io qui devo spiegarmi, perché qui tra voi c'è gente che non ha, come diceva qualcuno, la fortuna di credere. Quindi per loro leggo un testo di Cavafis, un poeta greco, che parla della vita come di un via, un ritorno a casa. E questo lo dedico a quelli che sono lì in chiesa e non hanno... Dopodiché agli altri leggo le beatitudini di un certo Gesù di Nazareth. Quando c'è il funerale io leggo questa preghiera che oggi ho messo facendo il nome ovviamente dell'interessato direttamente, tra l'altro a cui si dice addio, quindi non si dice a nulla, gli si dà un appuntamento importante. L'ho messa al plurale e la dedico a tutti quelli di cui si parla stasera, lontani. Io non dico che ci sentono, perché qualcuno mi ha detto: là c'era un'amica mia della parrocchia di Madonna della Tosse, dice: non vedo l'ora di morire per vedere la mia figliola di 20 anni. Io gli dico: guarda, mi fa piacere e tu lo pensi, ma chi te l'ha detto e tu la vedi? Chi ci ha detto che cos'è? Gesù ci ha detto che c'è l'aldilà. Il Corano dice ci sono i frati, le belle fanciulle che dilettano gli uomini che vanno lassù. Gesù ci ha detto la vita è più forte della morte. A me basta. Allora io vi leggo questo l'ho messa al plurale pensando a loro, che ovviamente io non l'ho conosciuto. E poi dopo questo, come sempre faccio dopo i miei addii, vi leggo anche un testo di Madre Teresa di Calcutta che non parla di morte, ma ci dice la vita è. E vi prego di fare un'operazione che io raccomando sempre quando appunto do gli addii. Di queste frasi che io dirò, sono una decina, prendetene una che vi possa servire un po' in nome di loro. Noi abbiamo la fortuna di essere vivi con tutti i guai che abbiamo. Loro ci hanno dato un esempio. E vi dico un'altra cosa, io sto scrivendo la mia vita, fatelo anche voi, raccontate voi genitori la vita che avete fatto, ma dall'inizio,
magari avete non patito la fame, io sono figlio di contadini, di 34, vi immaginate, la vita era dura, scrivetela la vita vostra, per lasciarla ai figlioli, perché carta canta e villan dorme, dopo voi non si ricorderanno di voi, e invece bisogna lasciare traccia, lasciare memoria. E allora vi leggo. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è una lotta, accettala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. Ah, no, voleva leggere quell'altro, mi ha detto. Quello di Maria Teresa di Calcutta. No, questo è di Maria Teresa. Questo è quello. E la Vilma fa confusione. Grazie. Allora, io a nome del quartiere ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i comuni di Vanio a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Vicovano, Fiesole, Pontassieve, Rufina, Sesto Fiorentino, Scandicci, Vaglia e Campi Bisenzio. Ringrazio le scuole partecipanti, vediamo se ci sono ancora o sono andate via, la scuola media di Vicchio, la Carducci, la Masaccio, la Mazzanti, c'è la Mazzanti? La Mazzanti era la mia scuola, ci stavo tanto meglio, ci stavo 4 anni invece di 3. La Dino Compagni, il liceo scientifico Gramsci, il liceo classico Pascoli, l'istituto Cellini, l'istituto alberghiero Saffi, l'istituto alberghiero Buontalenti e l'Elsa Morante. Mi sono dimenticato qualcuno? No. Qualcuno sono andato. Ringrazio l'AMPI, ringrazio la Federazione Antifascista della Resistenza, ringrazio Don Fallone del Comune di Firenze, la Polizia Municipale, il Maresciallo Spontina della Stazione dei Carabinieri, la Fiorentina, ho visto Massimo Gravini dell'Associazione Mandela Forum, sempre tutti sono molto felici di onorare questa tragedia e questa strage compiuta dai fascisti 74 anni fa. Perché quello che è successo 74 anni fa è stata una cosa terribile, ma la cosa più importante è ricordare quello che è successo, perché non risucceda. E mi hanno colpito molto le parole di Guido Targetti oggi. Ha ragione quando dice che bisogna non essere e guardarsi anche dentro a volte i nostri comportamenti, che possono essere comportamenti profondamente sbagliati. Ha ragione quando dice studiate, ha ragione, studiate, magari metteteci un anno in più come ho fatto io, ma studiate, perché se avete cultura sicuramente non sarete fascisti, se sarete colti sicuramente non sarete fascisti, se amerete, se voi amate quello che fate, se voi amate la vita, se voi avete interessi, passioni, sicuramente non farete gli errori che sono stati commessi 74 anni fa. Quindi parlatevi, spengiamo i telefonini, spengiamo a volte le televisioni, parlatevi e comunicate tutto quello che avete dentro e imponete le vostre idee, cercate di imporre le vostre idee,
perché le vostre idee, se sono fronte di cultura, di passione, sono sicuramente idee giuste e importanti da portare avanti. Perché il futuro è vostro, ve lo dovete conquistare. Voi avete la fortuna di non aver fatto la guerra, avete la fortuna che i vostri genitori non hanno fatto la guerra, i nonni sì, i bisnonni pure. Avete la sfortuna probabilmente che questo mondo è un po' più difficile rispetto a quello che abbiamo avuto noi, è più difficile trovare un lavoro, è più difficile imporsi, è più difficile lavorare perché si è bravi invece perché si conosce qualcuno. Dovete voi, avete in mano voi il futuro, prendetevelo con le vostre idee e con la vostra cultura. Mi raccomando, grazie a tutti. Allora io avrei prima di chiudere... Sì, che facciamo il silenzio poi con il gruppo. Però prima chiedevo ai ragazzi, se hanno il coraggio, se sono coraggiosi, di venire qui con Agostino, che è un grande partigiano fiorentino, a cantare insieme. Facciamo un applauso a Agostino. Ce la fate, ce l'avete il coraggio, dai, venite qua. Tanto la sapete, dai. Bene. Grazie. Prima di Bella Ciao facciamo, scusate, prima di Bella Ciao del Coro del Novecento dei ragazzi delle scuole, bellissimo, la famiglia del Gonfalone eseguirà il silenzio, quindi facciamo silenzio innanzitutto. Un minuto di silenzio. Portobello.
morto per la libertà. Ora è sempre resistenza, ora è sempre resistenza, ora è sempre resistenza. Vai, vai.